nuova interrogazione numero 63, al signor Sindaco del Comune di Pordenone. L'oggetto del procuratore di Pordenone per il caso guida presunto malfunzionamento. Sono qui dal consigliere comunale, premesso che in più occasioni il stampo locale si è occupato del presunto malfunzionamento del procuratore di Pordenone, sì, come per il caso guida, inviato per il trattamento dei reati urbani dell'abitato della città di Pordenone. In tale contesto si è altresì appreso che sarebbe in corso contenziale per la provincia di Pordenone, ente preposto alla regolazione di sanzioni amministrative in materia di scarichi elettrici, nonché il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi, che risulterebbe siano state elevate sanzioni amministrative in caso di un funzionamento di discolonatori di china, soltanto questi sempre affini anche in assenza di fenomeni di voto. In buona sostanza, il depuratore non sarebbe in grado di trattare tutto il resto urbano in arrivo al sistema fognario. Una buona parte, stimata in circa il 50% del retro, viene incontrollato, sfiorerebbe a monte dell'impianto attraverso lo scumatore di china per poi finire nel cielo senza alcun trattamento depurativo primario e secondario. Risulterebbe altresì che l'impianto di depurazione della capacità idraulica giornaliera di 15.200 metri cubi al giorno giungono con i retro dell'ordine circa 36 metri cubi al giorno, nonostante gli abitanti equivalenti alla città di retro fognaria siano di poco superiori ai 28.000 abitanti, a fronte di una potenziale di abitanti equivalenti come dei lavoranti tecnici pari a 50.000 abitanti. Che il sistema fognario obsoleto ha superato un adeguato alla normativa comunitaria, statale e regionale, un gelo a rete drenante di acqua e sorgive, dei ricorsi d'acqua, lunghi fontane, intanto a causa di scelte operate nel passato alle quali non si è posto adeguato rimedio, nonostante il decreto esecutivo 152 del 1999 e attualmente il decreto esecutivo 152 del 2006, dietro anche il testo unico ambientale e la direttiva 91-271 CE dispongono diversamente. Intanto permesso, sottoscritto consigliere comunale interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere. Uno, si aveva che l'impianto sopra richiamato presenta carenze tali da non depurare tutto il reflo in arrivo in modo efficace. Due, se è vero conseguentemente che una costante volumetria di reflo viene scaricata a monte dell'impianto di depurazione attraverso lo scumatore di tina di presente. Tre, se è vero che la rete fognaria collegata all'impianto è effettivamente attraversata da forti anomali di acqua distruttiva, da lunghi dei chirurgi tali da causare la saturazione in continuo dello scumatore con assenza di abbondanti precipitazioni di volte. Quattro, se sono stati apportati interventi risolutivi, progetti per la sistemazione della rete fognaria a monte dell'impianto di depurazione. Consigliere comunale Franco Dalmas, prego assessore. La pagella di sostenibilità ambientale che ha formulato l'ambiente e che ha pubblicato sul 24 ore alla fine dello scorso anno ha in qualche modo sancito la promozione della nostra città, grazie soprattutto all'elevata percentuale di raccolta differenziata, alla dispersione della rete autotistica assai limitata, alla dotazione di verde fruibile per abitante, all'implementazione delle energie rinnovabili, però ha anche evidenziato come la capacità di depurazione sia effettivamente una criticità per la nostra città. E questo perché, anche perché diciamo effettivamente il depuratore di via Guida non riesce a ricevere e a trattare tutto il reflo che adesso viene convogliato dalla rete fognaria. Un problema che ultimamente ha richiamato l'attenzione del Consiglio Comunale e della stampa e che tuttavia è noto da parecchio tempo, anche perché in atto circa 10 anni fa, quando anche in Italia sono entrati in vigore le misure esecutive del Consiglio Comunitario relative alla tutela degli acqua. Fino ad allora, infatti, il servizio di depurazione è stato prestato regolarmente, così come la norma è stata la costruzione di una rete fognaria di acquaviste. È importante sottolineare che l'approvazione della legge finanziaria del 2001, avvenuta poco dopo il recepimento delle direttive comunitarie, ha demandato agli ambiti territoriali ottimali o in loro assenza, come nel caso della nostra realtà, alle province, in loro assenza fino a quando sono stati costituiti, alle province il compito di progettare ed attivare gli interventi urgenti necessari ad adeguare le norme, gli impianti di molti comuni, in particolare di quelli presenti zone di sorgente che vivono con noi questa problematica. Successivamente alla sua costituzione, come ho anticipato prima, questa competenza è finalmente passata avanti. Dico finalmente perché nel periodo in cui è stata la provincia dove si occupava di questo problema, non sono stati fatti dei passi avanti per una, diciamo, nella direzione di una sua soluzione. L'ambito territoriale comunale, alla fine del 2009, ha approvato il piano d'ambito che è stato anche recentemente visionato e che prevede l'effettuazione di ingenti investimenti per infrastrutturare il territorio e implementare i progetti dell'area fognaria, cioè l'implementazione conseguentemente della capacità di depurazione.
l'ambito territoriale ottimale ha anche approvato un programma presentato da Crogea dopo che la società aveva ricevuto una diffida della provincia di Pordenone per tagliare i tecnici che c'erano totalmente un breve problema dello spiolo. Dicevo che dato abbiamo approvato un programma presentato da Crogea che prevede l'ampliamento del curatore e la realizzazione della condotta di via Treviso, quindi del collettore della dorsale San Gregorio, con un duplice obiettivo: quello di alleggerire il carico statale del curatore della via e di aumentarne la capacità idraulica, così da limitare il problema dello spiego. Questo problema è stato approvato dall'Assemblea dell'Arco anche con voto favorevole del rappresentante della provincia di Pordenone, però successivamente è stato avviato dalla provincia con una determinazione dirigenziale nel 2011. Per cui in sostanza la provincia non ha rilasciato l'autorizzazione provvisoria allo scarico che aveva precedentemente revocato. Chiaramente contro questo provvedimento, contro questa determinazione dirigenziale, è stato presentato un ricorso al TAR e siamo in attesa di giudizio. Il comune di Pordenone, comunque, pur privo nel quadro che ho delineato, non una competenza come ente in merito, ma certamente non di interesse in tutta questa vicenda, non è certamente rimasto a guardare e ha cercato di contribuire per facilitare la soluzione di questo problema. Lei in interrogazione chiede se al punto 3 si sono stati approntati interventi risolutivi per la sistemazione della rete fognaria. Nel 2006, voglio ricordare, il Comune di Pordenone ha approvato un ambizioso e importante piano generale delle fognature, un documento che possiamo considerare risolutivo, perché effettivamente è impostato sulla separazione delle reti, e che è un documento che appunto abbiamo messo a disposizione dell'ambito territoriale ottimale del gestore e che stiamo tra l'altro contribuendo per delegazione ad attuare, realizzando significativi interventi, alcuni dei quali sono in corso di esecuzione. Diciamo che nell'ultimo periodo, compresi quelli che sono in fase di esecuzione, sono stati investiti circa 5 milioni di euro per implementare la rete fognaria. Penso agli interventi realizzati a Valle Moncello, quelli in via Somalia e in via Eritrea, quello in largo San Giorgio, quello in via Zeta Cardinale Costantini, quelli in via di effettuazione in via Molinari e in via Giuzzole e presso il laghetto San Carlo, via San Marco, in via Trento, in via Trieste, in via Cristoforo Colombo, in via Vespucci, più via Gorizia, mi pare di averli citati tutti. È nostra ferma intenzione fare quanto nelle nostre possibilità per accelerare, per avvicinare la soluzione del problema evidenziato dall'interrogazione e proprio per conseguire questo obiettivo stiamo anche commissionando, è in fase di predisposizione il bando, la redazione di uno studio sulle acque parassite, quelle da lei citate sull'interrogazione, il cui apporto alla rete incide negativamente sulla capacità di depurazione. In sostanza, con questo studio noi ci proponiamo di individuare quegli interventi da effettuare in ordine di priorità in modo da sgravare la rete dall'apporto delle acque bianche e delle acque sorgive che vengono avviate al depuratore, in modo tale che siamo in grado di concentrare le risorse che abbiamo per fare in modo che il problema possa essere risolto il prima possibile. Grazie. Ma nulla di nuovo, nel senso che mi pare che continuiamo un passo avanti, ce l'aspettavamo questa risposta. Chiarirete anche nel bilancio di provvisione, non so quando questa amministrazione ci dirà quali sono i dati eccetera, che cosa verrà su questo come su altri temi. Stando a questo, lei ha citato il piano delle fognature del 2006. Quanto costa? Un giorno dite che costa 100 milioni, un giorno dite che costa 30 milioni, insomma, credo che dovremmo ancora studiare. La risposta che dà l'amministrazione comunale oggi non lo sappiamo e studiamo, incarichiamo per il consiglio.
Beh, io quindi posso dire che non condivido il fatto e l'accenno che lei ha posto in relazione al rapporto con la provincia di Pordenone. C'è un po' uno scaricabarile qui nelle competenze, però in altri dati che questo depuratore non funziona. Questo depuratore non funziona, non riesce a funzionare, non dovrebbe funzionare la civiltà stagna, ci sono appunto queste acque parassite che finiscono, queste parassite che finiscono al depuratore di funzionare, che dovrebbe quindi questa, io credo che l'unitamento da pretorio non sia circostanza banale ma debba essere affrontata. Io mi rendo conto quando lei, quando la amministrazione comunale, che nel momento in cui particolare che stiamo vivendo in termini di finanza pubblica, di coordinamento di finanza pubblica e tutto il resto, nessuno ha la bacchetta magica per risolvere le cose. Prendo atto che c'è una straordinaria continuità ideale su non fare, non faccia quello che non ha fatto la precedente amministrazione, la guida del sindaco, il Portonello, ben in carica per 10 anni, però ha indicato nel 2006 un piano per risolvere questo problema. Siamo nel 2012, forse non lo so se chiariremo le idee, se questa amministrazione dirà qualcosa di più a riguardo. Certo è che la mia è parziale soddisfazione, se non insoddisfazione. No, grazie. E comunque la ringrazio, assessore, devo dire che lei anche ha risposto con dovizia di particolari.